Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su WeHappyFew. In questo video andremo nei laboratori della dottoressa Faraday. La dottoressa non sarà lì, ma faremo alcune missioni per James e Roger. Infatti, grazie a loro potremmo sapere come andare al parade. Comunque non mi dilungo e spero che il video vi piaccia. Bene ragazzi, nello scorso episodio eravamo entrati proprio qui. Sento delle api, ok. Proprio qui nella casa di Victoria, dove oltre ad aver rubato tutto l'abbiamo sottoposta ad un po' di torture, perché volevamo sapere su come parlare con delle persone, non mi ricordo il nome specifico, che ci potessero aiutare per dire a tutti quanti quello che è successo ai bambini veramente, che la gioia sta per scadere e tutto il resto. Però non siamo riusciti a convincerla, meno male che almeno abbiamo preso il salvacondotto per andarcene. Sento uno dei giubilatori qui intorno, il che mi fa cagare. Tra l'altro volevo farvi vedere una roba lì in basso. Guardate quanta stamina. Guardate quanta. Perché avrò mangiato qualcosa di non so. E c'ho tipo la marea di stamina. E manco mi si ricarica tutto in tempo. Che già l'indicatore sparisce. E meno male che ho così tanta stamina, dato che con Holly non posso correre quanto gli altri. Via 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 via, via. Ditemi che non mi seguono fino al ponte, per favore. Mi seguono fino al ponte. Aia, sto qui ha fatto male. Ma guardate come mi seguono, schifosi. E io faccio così. Aha, fate il giro adesso, fate il giro, fate schifo. Allora, neutralizziamo questo. In teoria non posso passare proprio per niente. Basta, basta, ok, fate di nuovo il giro, dai, vi aspetto qui. Però uno rimane là e l'altro, sono fatti intelligenti. Allora, la devi smettere, ok? La devi smettere, non mi devi rompere. Grazie, vedo che ci siamo capiti. Ok, e poi è rimasto solamente quello lì. Guarda, guarda, il tizio di adesso mi ha persino droppato un manganello elettrico. Anche se sta per rompersi me l'equipaggio e te lo do in culo. Dai, 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 dai. Madonna, 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 madonna. Si è rotto. E adesso continuiamo con l'ombrello. Boh, me l'ha messo in automatico lui. E adesso veramente mi rimetto la mia arma bellissima. Tra l'altro se troviamo una roccia, quest'arma la possiamo migliorare, la mannaia. Ok. Adesso dovrei aver ucciso tutti quelli che mi davano fastidio. E posso... Ah, mi ero cagato. Non mi aspettavo di trovarmi qui, Margaret. L'attraverso. Volevo dirti comunque... Cazzo guardi. Vabbè, ciao. I'm terribly sorry, sir. The executive committee have decided to close the parade to visitors for the duration. Duration of what? They neglected to specify, sir. Ah, e se si dimenticano di specificarlo è un problema. Avevano detto la stessa scusa ad Arthur, però noi abbiamo il salvacondotto e dovremmo poter passare. Madonna. Però Holly, non essere così aggressivo. For the train tracks, oh sure, but there's no way past the hatch on the other side. Believe me, I've tried. Quando ci hai provato? Vabbè. Devo trovare dei tunnel per le miniere del Motilene. Sì, per favore. Ma perché devo andare dalla dottoressa Faraday con chiunque? Don't you start talking nonsense, lassie. I'll go see Dr. Faraday. So the parade's locked up tighter than a vicar's bumhole. Lovely. Che bello! Ho fatto tutta quella roba con Victoria per niente. Dr. Faraday has to have a map. Guarda, lo spero. Il problema adesso è andare a trovare la dottoressa Faraday. Dov'è la dottoressa Faraday? Oh no, mi hanno visto. Chissà come farò a sfuggirgli. Ah, no, c'è pure il robo elettrico, perché con Holly è tutto peggio? C'è la mongolfiera elettrica e anche i giubilatori, che schifosi che siete. Oh no, c'è veramente il giubilatore. Allora, non sto assolutamente rubando a casa vostra, ok? Oh shit. È arrivata gente brutta. Chiudi, chiudi, sì, chiudi. Mi nascondo. Bene, adesso si aspetta. Volevo rubare un altro po', ma dato che la situazione non è proprio delle migliori, entriamo subito qui dentro. Va là. Evitiamo di morirci male, ok? Buongiorno, qui è già passato anche Arthur, vero? Sì, come al solito.
Bellissimo. Ok, attiva questo. Ancora siamo ancora vestiti da maid. Me l'ero dimenticato. E tra l'altro grazie al vestito da maid non ci attaccano i civili. Allora, credo di aver frugato tutto qui. Forse mi manca questo. Volevo solamente farlo esplodere perché mi andava. Omino del sonno. No, 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 no. Che cosa ho appena visto? Omino del sonno. Mi ha palesemente dato il progetto dell'omino del sonno, ok? Oh! Non fa una piega. Nastro adesivo. Folgora serrature. Obiettivo del gioco, crearlo. Devo creare un non fa una piega. Non ce l'ho. Devo trovare il tubo. Ok. Lo devo trovare. Devo trovare tutti questi. Sarà una roba un po' difficile, ma giuro che ce la farò. Però magari non adesso, per ora andiamo dalla dottoressa Faraday, magari lo posso fare off camera. Allora, quindi io già posso andare qui per caso? No. Quindi andare al rifugio è stato inutile, devo passare da un altro ponte, che bello. Raga, non mangiate le torte, non mangiate le torte, avevo la glicemia troppo bassa, mi è diventata troppo alta. Ok, le torte sono molto utili, ma soltanto quando non abbiamo praticamente glicemia. Ok, è OP la torta, è OP. Meno male che ne ho un'altra, il coprifuoco dovrebbe essere finito, loro si mettono qui e io me ne vado a rubare anche. Allora ragazzi, io non ho assolutamente fatto un omicidio ovunque andassi, ok? No. Quella vecchietta che è svenuta, ok? È svenuta, aveva poco zucchero anche lei. Io ero venuto qui perché mi serviva un mercante, bro. Sei un mercante per caso? Can you believe that red card? Oh, ridiculous. I'm not surprised you're not finding what you want. I used to have more interesting stuff. Ah, poi Lionel ha preso tutto quanto. Ah, ti ha proprio derubato. Sure. A fly, model citizen. Where do you think his stock comes from? Ok, Lionel è solamente un ladro. Ma comunque potresti anche non stare dentro un cassetto, ok? Cioè, quel che è. Guarda, io manco mi interessa aiutarlo. Mi servono solamente gli scambi. Mi serve dello scotch, basta. Sì, certo. Perché ne ho attaccato soltanto uno, secondo te, off camera? No, li ho sterminati. Visite rigattiere di notte. Non mi interessa visitarti di notte. Mi serve solamente lo scotch. Che non hai? Fai schifo. Ascia tutti muti. Nani the fuck. Vabbè, comunque, all'inventario vediamo di vendere un po' di cose, tipo una padella. Solo dello scotch mi serviva, brodero. E non ce l'hai. Però il folgore serratura in realtà potrebbe essere utile. Adesso vedo che cosa mi serve per craftare il tutto. Innanzitutto mi sa che già posso craftare l'abito imbottito al banco da lavoro. Sì, poi ci andremo. Poi per lo meno del sonno mi serve del folgore serratura e del nastro adesivo. Per il folgore serratura le posso craftare già da me? Ecco qui il folgore serratura. Non ho tutto quello che mi serve. Già. Quindi brodero, magari un po' mi sarai utile. Quindi dammi i folgore a serrature. Grazie, ne ha 7, quindi a voglia, ce le possiamo prendere. E dovrò trovare del nastro adesivo da qualche parte per poi andare all'interno di uno dei nostri luoghi. Qui è la vecchietta che è svenuta. E usare un banco da lavoro per craftare il tutto. Ma comunque faremo tutto pian piano. A quanto pare però qui è aperto. E che fai, non rubi? Ed eccoci arrivati al ponte. In questo ponte con Holly ancora non ci eravamo mai arrivati. Adesso vediamo dove porta. Non devo prendere. Sì, il problema è entrare. Sì, lo so, mi fa vomitare. Già l'ho testato. Peccato che ho fatto il potenziamento che non mi fa vomitare. Il problema è: come faccio ad entrare? Mi dovrei fare per forza di gioia. Ah, so che me ne pentirò. Comunque, andiamo a metterci la maschera. Non ho una maschera antigas. Oh, shit, no. E niente, tornerò qui fra un po'. Quando avrò tutto. Vedo anche se riesco a trovare dei raggi di sole, in caso. One.
eternity later. Bene, ho recuperato tutto il necessario, anche se mi stanno inseguendo 26 poliziotti, quindi subito facciamo questo, facciamoci di raggio di sole, mettiamo... Esatto, adesso mettiamoci la maschera antigas e vediamo di entrare, non commettiamo lo stesso errore che abbiamo commesso con Arthur, ovvero di farci riempire di gioia. Oh no, Simon dice no. Vabbè, vediamo di farlo subito, anzi vedo anche di skipparvelo perché già l'abbiamo visto con Arthur. Madonna, per tutto il tempo Holly ha solamente insultato Simon Dice. È stato bellissimo. Ma veramente, ogni volta che il tizio diceva Simon Dice, puntini puntini, Holly tirava fuori un insulto. È stato bellissimo. Allora, togliamoci la maschera antigas, rimaniamo col vestito da maid e andiamo dalla dottoressa Faraday. Forse in questo caso è nello stesso luogo dove l'abbiamo incontrata con Sally. Perché mi vogliono sempre tutti male? Ma Dio Madonna, corriamo. Take your joy, prendi la tua gioia, ma non mi rompete gli zebedei. E vediamo di entrare subito nel portello ad aprire il portello stesso. Ok, dai, Ah, sì, ha riconosciuto che Arthur ha ripulito il luogo. Ok, buon per noi. E intanto direi anche di rubare. Se riesco a trovare del nastro adesivo, raga, è fatta. Oh, c'era il nastro adesivo, c'era il nastro adesivo, c'era il nastro adesivo. Adesso vediamo di fare un bel po' di cosine. Ecco qui. Posso anche potenziarlo, eh? No, ancora no. Sono un botto bravo in questo. Adesso vediamo un attimo. Abito imbottito, prima roba. Gli attacchi degli abitanti e delle api ti faranno meno male. Avrai un aspetto bizzarro, ma le api non ti stordiranno, il che è buono. Purtroppo però non lo possiamo usare nella parte bella, ma solamente nel Garden District. Però tanto fa niente perché il miele lo dovremmo prendere soltanto al Garden District. Adesso la parte migliore. La parte migliore. Vammi qui alle armi. Scendimi giù. Perché non posso fare l'omino del sonno? Banco meccanico potenziato. No, ma dai, ma gioco, io ti odio. Ma che delusione. Devo trovare la roba per potenziare i banchi da lavoro. Chissà dove lo trovo. Ma che delusione, sul serio. No. Veramente. Lo so che tu hai traumi col treno. Cioè, tutti li hanno. Ma porco due, veramente. La roba per potenziare il banco da lavoro mi manca. Ma Dio Madonna, no. Ci ho sperato così tanto, oltre a maschera antigas. No, sono rimasto delusissimo. Andiamo dalla professoressa. Vabbè. Andiamo dalla dottoressa Faraday. E basta. Mua. Ecco, spero che ti sia piaciuto. Io me ne vado. Che c'è, lo vuoi pure tu? Ah, ecco fatto. Dottoressa, mi salvi, mi stanno inseguendo tutti. Aiuto. Entra in casa di Faraday. È nello stesso luogo dove la... Sì, è nello stesso luogo dove l'avevamo visto con Sally. Quindi Arthur se l'ha immaginato che era nel Garden District. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Grazie per tutto quanto quello che mi state dando. Davvero molto gentili. Ho solamente rubato un pochettino. Che ci fa un piedi piatti qui? Apri. No, vabbè, ma pure qui. Torna, trova Faraday. Andiamo da Faraday, che te devo dire. Faraday, aiuto. Ho bisogno di tanto aiuto. Dai, conselli, manco erano attivate. Premi pulsante. James e... Roger? Ah, c'è stata un'assenza di assenza. Oh, quindi anche lui era un soldato, ciao. Perché i sottotitoli in più?
She was always talking about making a portal in the universe. E infatti, però con Sally non l'aveva fatto, invece con Holly sì. È un po' confusa la situazione. Probabilmente Sally è arrivata prima che lei se ne andasse. Poi è arrivato Arthur e poi Holly. Credo. Oh yes. That was one of the first things she did on her own. After Mr. Faraday went on holiday. No, aspetta. Però non lo so. Non lo so, veramente non sto capendo. È un po' confusa la linea temporale, dato che Arthur è andata da Sally dopo aver fallito con la professoressa Faraday. Ma Sally ci è andata. È tutto confuso, molto confuso. Beh, allora perché non me l'hanno detto? Vabbè, effettivamente. Ovviamente andrò a salvare il paese innaffiando le piante, credo. Comunque, oltre al fatto che sono di nuovo in combattimento, e che per tutto il dialogo c'erano i sottotitoli in più, adesso non ci sono. Che trigger. Devo solamente annaffiare le piante. Ma volevo dire, in realtà, non è che la dottoressa Faraday sta facendo finta di essersene andata. Però Sally era l'unica ad averlo scoperto. Però no, veramente, la dovete smettere di rompermi le balle, per favore. Voi due non guardatemi mentre uccido la vostra guardia. Tra l'altro c'ha un'arma infuocata, sto schifoso. Mori! È morto, credo. E tu non guardarmi così, brutta sculacciatrice. C'è ancora il titillatore, no. L'abbiamo visto con Arthur, no. Il titillatore, no, per favore. Tutto ma non quello. Anzi, sarebbe bello avere una roba per potenziare la... il banco da lavoro, ma mi sa che non c'è. Adesso, dopo aver ucciso la guardia che era qui dentro, vediamo. Devo annaffiare le piante che sono qui? Come le devo annaffiare? Soprattutto con questo? Credo di sì, credo. Troppo forte, dopo aver annaffiato le piante? Ma veramente, ma non è che mi dovete rompere in continuazione quando gioco con Holly, eh? Cioè, siete dei cagacazzi immensi. Fammi almeno attaccare. Fatti uccidere. Schifoso. Mori, 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 mori. Per fortuna, adesso torna da James, andiamo. Mi hai rotto le balle. Tantissimo. Allora, voi due, ditemi tutto. Tra l'altro continua a fare piegamenti quello lì, secondo me avrà dei pettorali grandissimi. Cannone ad api? Cosa? Ah, da quindi questa qui è discriminazione. Dato che sono un soldato, dovrei capire come funziona. Tanto perché c'è cannone nel nome. No, ma vi prego, ma perché queste missioni secondarie? Perché ci serve la roba per viaggiare in giro. Già. E non mi dire. Aspetta, se adesso in realtà posso risucchiare le api. E io mi sono fatto la tutina, quella bella resistente. Per niente, io credo che potrei sclerare. Quindi andiamo nel Garden District. Che bello, sono molto felice. Perché mi dovete far soffrire così tanto e mandarmi al Garden District? Ok, però perlomeno qui è pieno di api. Quelle più vicine sono per di là. Giusto? Quindi iniziamo a vedere come funziona tutto ciò. Tipo, lo devo equipaggiare qui in qualche modo? O lo posso direttamente utilizzare? Dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa. Come funziona il cannone ad api? Ecco, l'ho equipaggiato, raccogli le api. Non le posso raccogliere. Mi sa che effettivamente il vestito che mi sono fatto ritornerà utile. Quindi mettiamocelo. Grazie, fatevi risucchiare, per favore. No. Ho detto fatevi risucchiare. Madonna, se siete buggate.
E mo vi risucchio, se, vi risucchio tutte, se. Sono le uniche che si stanno organizzando per l'event. Adesso mi sa che sono fottute, già. Già, e ti prendi pure il miele. Ecco qui. Tutto mio. Ebbene, adesso è tutto mio. Fate schifo, api schifose. Devo solamente tornare adesso alla dottoressa Paradise. Che bello quando arriva la parte del gioco in cui devo viaggiare, basta. Sì. Ma appena detto le lyrics della canzone Gangsta Paradise, scusa, va bene, non mi faccio domande. Buon per noi, almeno ho lì acculturato. Ancora qui. Che bello che sei. Oddio mio, ogni volta si è messo lì davanti che mi guarda proprio male. Io gli do i bacini, che così è felice. Potreste smetterla di seguirmi ogni volta inventi. Devo impollinare le piante. Scarica il tuo cannone rapido dentro la serra. Ah, così? Come funziona? Wow. Sto scaricando. No, credo di aver fatto il contrario. Come funziona? Dai, ma non ci capisci un cabo qui. Via, state fuori dalla mia vista. Orco 2, lasciatemi! Vabbè. Posso? No, non posso. Vabbè, qualcos'altro, sì. Sì, dai. Non capisco come mettere le api. Mi ammazzano senza che io possa muovermi. Bah, mi sembra giusto. Dai, bellissimo. Porco di... Oh, ci voleva tanto. Sono dovuto andare a leggere nella wiki. Orco duo. Duo, sì. Bene, chiudiamo e torniamo da James. Guarda, se mi chiedete qualcos'altro io chiudo il gioco e me ne vado. Veramente. Quanto è stancante WPFU, dai. Sto per tirarti un pugno in faccia. No. Perché devo andare nelle robe dello zio Jack? What rotten murdering collaborationist traitor. So that's why you smash all the televisions. Esatto. Esatto, che schifo lo zio Jack. Why would I need an escape plan? I'm just gonna tell the executive committee what's going on in the village. They're not gonna shoot the messenger, are they? Then I'll just go back to my home in the train station. Beh, effettivamente. Anyway. Non abbiamo più una casa, vabbè, ci sono i portelli. Are you talking about the Uncle Jack fan club? They bring a giant balloon to the Battle of Flowers parade every year. It's enormous. It's supposed to be his head. Well, that could carry you away to, well, wherever the winds take you. I suppose if I'm in the club anyway, I might as well grab the float. Aspetta, dopo aver avvisato tutti, devo volar via con una mongolfiera fatta dalla testa dello zio Jack. Ok, WPFU si sta superando, per volare come una mongolfiera. Una piantina del tunnel che arriva a parade, sì. Ok, meno male. Dopo ore ce l'ho fatta a capire cosa dovevo fare. Allora, trovo un modo per entrare nel club. Lo troverò nel prossimo episodio. Intanto qui vedi di farmi la manutenzione corretta, che mi fa durare un botto di più le armi. E poi magari questo qui, le parate al momento giusto possono atterrare un nemico, sarebbero utili. Comunque ragazzi, dopo questo estenuante episodio, per me tipo troppo estenuante, io spero che il video vi sia piaciuto. Quindi mettete like, iscrivetevi e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao ragazzi.